Savona si è colorata di rosa per il ritorno dopo 21 anni del Giro d'Italia. Un'attesa che in questi giorni è esplosa in una grande festa che ha coinvolto negozi, scuole e tutti i savonesi. Ricchissimo il calendario di eventi di preparazione a questa 13ª tappa, realizzato grazie alla sinergia dell'organizzazione, a cura dell'associazione Chicchi di Riso Onlus e del Comune di Savona, coinvolto nell'evento attraverso diversi assessorati e uffici, supportando il presidente del comitato di tappa, Enzo Grenno. In piazza Sesto IV, bagno di folla per i quattro beniamini dello sport e dell'iniziativa Un Campione per Amico, con Adriano Panatta, Yuri Checchi, Andrea Lucchetta e Ciccio Graziani ad allenare gli studenti delle scuole elementari e medie di Savona. Una giornata di festa dello sport che ha permesso anche di conoscere un nuovo personaggio. Sua Maestà Re Chinotto di Savona. La nuova maschera di Savona, creata appositamente per il Giro d'Italia, che celebra il celebre agrume, da cui è ricavata la nota bevanda tipica di Savona. Grande successo anche per il concorso Vetrine Rosa. C'è qualcuno che conosciamo oltre Coppi? Oltre Coppi c'è questo signore qui, che adesso ha 72 anni ed è il nostro socio, all'epoca aveva 17 anni. Questo signore non lo conosco e quel signore laggiù in fondo è Grisolia Autoscuola, che adesso non so quanti anni avrà. Oltre 130 i negozi che hanno addobbato la vetrina della propria attività in onore del giro, con foto, magliette, biciclette. E per accompagnare per mano i cittadini appassionati verso la partenza, una notte rosa di shopping by night in attesa della carovana rosa del Giro d'Italia. Renzo Prasso era una persona squisita, veramente un signore, un gentiluomo che tanti sportivi hanno conosciuto. Grazie veramente. Non so cosa.